Signori, ottava missione su 9 dell'atto primo, bastoni tra le ruote. Vediamo se c'è anche Barella tra le ruote. Battuta pessima, cioè veramente dimenticate quello che ho appena detto. Soprattutto perché ho parlato di quella squadra lì. Sono alla Willis Tower. Ti hai scoperto su Elena? A giudicare dal suo profilo, piacciono i selfie? Eccola che fa la duck face, la sparrow face, e poi ama i suoi gatti. Davvero ti interessa questa tipa inutile? No. Allora, c'è da profilare la nipote di Angelo Tucci. Certo, me lo potevi anche aprire da solo il profiler, cioè non c'era bisogno che me lo aprissi da solo e... Ok, senti qua. Stamattina ha postato una foto, il suo look di oggi, capelli scuri e occhiali, e ha uno zaino verde. Social media, grazie. Diciamo che c'è due persone via, eh. C'è proprio due persone via qua. Sarà forse dentro l'edificio? Cioè, probabile, eh. Posso hackerare? Certo che ti posso hackerare. Perché? Ho la sua cartella clinica. L'anno scorso ha abortito. Forse è per questo. Poveraccia, però. Poveraccia. La sua storia, Clara. Solo dove si trova. Ehi, io cerco e le informazioni arrivano da sole. Quel che capita, capita. Aspetta. Perfetto. Eccola, l'ho trovata. Di vetro, dovresti essere vicino. Ok, Elena. L'ho trovata, zio, l'ho trovata. Hackeriamola. Pronto? Signorina Tucci, sono il dottor Hyatt del Chicago General. Cioè, che poi è a due metri da te, non ti sente fantastico. Ho solo il suo numero. Sa dove possiamo contattarlo? È urgente. No, mi spiace, non lo sento da anni. Ok, grazie mille. Uno, due. Ci credo. E allora si fa così. Elena, li vuoi i biglietti di un concerto? No, senti, mi hanno chiamato. Mi sa che la polizia ti cerca. Cosa? E tu mi fai una telefonata per dargli una traccia. Riattacca. Certo. Ormai gliel'hai data. Ormai gliel'hai data. Cioè, la traccia, capiamoci bene. Eccoti qui. Angelo, è lui che guida il trasferimento del mio destino. E allora andiamo a prendercelo. Pagano per l'identità del giustiziere. Uccidi Angelo Tucci prima che arrivi in prigione. Praticamente è un convoglio criminale versione storia principale questo. Cioè, easy. Molto easy. Qualcuno sta rompendo le palle. L'hai trovato? L'ho trovato. Fermerò prima che arrivi alla prigione. Bene. Allora, tagliamo praticamente in mezzo a Central Park Fake e lo andiamo a prendere di muso. Certo che, soprattutto quando piove, tutti guidano più piano. Cioè, è incredibile, tutti guidano più piano. Ok, adesso ti trovo. Il problema è che va preso vivo. That's the problem. Io faccio così. Vieni che ti neutralizzo, vieni. Così adesso in prigione non ci arrivi. Ok, che succede adesso? Che mi stanno tipo super sparando. Ma va neutralizzato? Va ucciso? Che bisogna fare? Ecco i rinforzi. Ha lasciato il mezzo, prendetelo. Il bersaglio è armato. Preso. Uccisione criminale.
strada. Uccidiamo gli alleati o fuggi. Uccido la fuga praticamente, perché adesso scappo e vaffanculo. Ehi, però non mi fate neutralizzare un cazzo. Ma che volete fare? Ecco, diciamo che scappare con la... col macchinino nero, quello che usavo per i convogli criminali, anzi che uso per i convogli criminali perché me ne manca uno, avrebbe fatto molto comodo. Addosso! Boom! Godo. Prima che ho finito le batterie. Quanto rompete il cazzo però. Sulla fiancata. Adesso sparano pure sti stronzi. Va bene, ci ho rimesso anche io, ma... ma va bene così. È tra poco anche la mia, sai. Praticamente li devo neutralizzare tutti. Adesso non mica rimonteranno in macchina, vero? È certo che rimontano in macchina. Poi devono fare il giro. Il che gli costerà tempo. E quindi ho tempo per scappare. A posto. Liscio come l'olio. Anzi, forse anche di più. Vabbè, questo, ragazzi, era un convoglio criminale pazzesco. Ma pazzesco, eh. Boom. Ok, ascoltate. Dobbiamo arrenderci. E va, rendete, va, attaccate proprio al cazzo. Il servizio è annullato. Adesso devo entrare in nella prigione e fare un discorsetto al mio caro testimone. Atto primo, bastoni tra le ruote, ragazzi, completata. È stata una missione del cazzo, praticamente. Cioè, è semplicissima. Neanche 7 minuti. Beh, mi hanno alzato la reputazione, il che non è male. Dato che tipo l'ho persa combinando 2454 danni, quindi it makes sense. Chiesto di far scivolare il nostro uomo nella doccia. Sono corrotti, ma non così tanto. Mi faccio arrestare. Beh, certo. Ma che cazzo ti salta in testa? Il testimone che cerchiamo non è nessuno. Era solo nel posto sbagliato. Non cercava me. Non voglio ucciderlo. Solo fargli capire che posso raggiungerlo ovunque e quando voglio. Ottimo piano. Mi piace. Cerco una mappa del posto. Tu entra e poi ti guido io. Ti serve niente? Il telefono. Cristo, ma sei fissato. Devi disintossicarti. Jordi, mi serve il telefono. Me lo toglieranno appena entro. Sì, lo so, ti prendo in giro. Conosco un tipo. Mi deve un favore, avrai il tuo telefono. Ok, bene così. Tutto molto chiaro. Ci vediamo allora alla missione numero 9 del lato primo.